E dopo lo speciale Genova con Marco Follese, dove abbiamo ascoltato le ultime indiscrezioni sul futuro della squadra genovana che sta militando in Serie B, Claudio Ranieri verrebbe per una cifra elevata. Ha ragione Follese quando dice per Shevchenko sono stati spesi, per Ranieri va bene pure, però bisognerà vedere se Ranieri accetterà di fare solo il traghettatore per questo campionato, perché poi il Genova dovrebbe avere come nuovo timoniere un rientro storico che è quello di Gasperini. Ma noi adesso andiamo ai mondiali di calcio, M91 mondiali. Stavolta la rubrica Oggi giochiamo in casa, perché ci sono Roberto De Angelis dallo studio e Federico De Angelis, inviato che ha visto per noi Spagna-Marocco, o Marocco-Spagna che dir si voglia. Era Marocco che faceva gli onori di casa, e c'è la bella sorpresa, bella naturalmente per coloro che tifano Marocco, perché ai calci di rigore è passato il Marocco sulla Spagna. Quindi risultato sorpresa. Federico De Angelis, buonasera a te. Buonasera Roberto, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, hai seguito la partita? A parte la lotteria dei calci di rigore, ma il Marocco meritava di passare questo turno o meritava di più la Spagna? Ma allora, per quanto riguarda il gioco sul campo, secondo me meritava di più la Spagna, non perché il Marocco non abbia fatto una bella partita, ma perché ho visto specialmente poi nei tempi supplementari un Marocco in difficoltà, non abituato a questo tipo di gioco e soprattutto ad arrivare ad oltranza oltre i tempi regolamentari, però dall'altro lato anche il Marocco stesso è riuscito a difendere il risultato fino alla fine, arrivare ai calci di rigore e quindi alla fine ci ha creduto e anche il capitano stesso del Marocco, nonostante doveva uscire a causa di un infortunio al flessore sinistro, è rimasto in campo praticamente con una gamba sola per supportare i suoi uomini fino all'ultimo momento e alla fine il Marocco ha meritato ai calci di rigore perché il portiere ne ha parati tre, è veramente un portiere che para tre rigori, secondo me è proprio un pararigori. Poi alla Spagna comunque che è una squadra che è sempre abituata ad arrivare ai calci di rigore ed anche a passare, anche se ha portato male per la Spagna i rigori perché nel mondiale scorso la Spagna sempre uscì ai calci di rigore proprio agli ottavi di finale. È come dire, la maledizione si è ripetuta per la Spagna, però complimenti davvero al Marocco e spero che possano andare avanti anche più dei quarti. Federico, nella tua sala di registrazione della tua web radio, Radio Anna M, ho sentito qualcuno che diceva: no, va a finire come coi calciatori giapponesi, questi rigori non li sanno tirare e passerà la Spagna. Invece è stato dimostrato il contrario, che c'è stato questo portiere del Marocco che alla fine ha parato di tutto, di più. Sì, e sono stati anche bravi i rigoristi del Marocco, ad eccezione di un giocatore che purtroppo non è riuscito a segnare, però per il resto anche un giocatore come Hakimi che gioca nel Paris Saint-Germain e quindi abituato a giocare a livello europeo, e questa secondo me è la differenza rispetto al Giappone che ieri purtroppo è uscito ai rigori proprio perché oltre che non è abituato non ha dei rigoristi fondamentali appunto e la Croazia lì ha strameritato di vincere ai rigori, però meno male che almeno questa sera una squadra che non riesce mai ad arrivare fino diciamo in fondo alla competizione e che non è riuscita mai a vincerlo, insomma si è riuscita ad eliminare una big, perché non dimentichiamoci che la Spagna comunque ha avuto il suo dominio negli anni passati tra europei e mondiali vinti. Federico, ma calciare il rigore con una rincorsa lunga non è sempre deleterio? Oppure anche Hakimi ha avuto una rincorsa lunga e ha segnato lo stesso? Oppure dipende dalla bravura del calciatore che tira? Secondo me dipende principalmente dalla bravura del rigorista e del giocatore ed anche da un fattore di sicurezza, però ci sono anche giocatori, ad esempio come ha tirato Lewandowski, rigore contro la Francia, poi ripetuto per due volte, la prima volta l'ha sbagliato, però con una lunga rincorsa e anche con un saltello che non ti fa fermare ma fa deconcentrare insomma il portiere, gli fa credere che tu tiri da una parte e poi la mandi dall'altra. E infatti Lewandowski così ha realizzato il gol contro la Francia su rigore. Te l'aspettavi che passasse il Marocco stasera? Sinceramente no, e specialmente anche ai calci di rigore credevo che passasse di più la Spagna, data appunto perché la Spagna comunque ha giocatori di Barcellona, Real Madrid e di altre squadre d'Europa e anche un attaccante appunto che gioca nell'Ipsia, quindi sono abituati a giocare anche nelle coppe europee, insomma credevo che la Spagna ai rigori riuscisse a passare, ma come dire, non sempre bisogna dare per scontato, poi i rigori sono anche una lotteria e lo sappiamo benissimo anche noi italiani che molte volte ci sono gioie ed anche dolori. Oh, c'è chi mi dice che praticamente ci sarà una festa grandissima in Marocco a Rabat, e lo penso pure io, molto bello, come se avessero vinto la Coppa del Mondo, però potrebbe essere che il cammino del Marocco si fermi con la vittoria di questa sera, perché la prossima partita potrebbe essere molto proibitiva.
Ma bisogna vedere questo, perché anche io penso che nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul passaggio del Marocco contro la Spagna. Questa sera bisognerà vedere appunto cosa faranno Portogallo e Svizzera, ma credo che arrivati a questo punto il Marocco possa anche eventualmente centrare in una semifinale, perché no? L'unica cosa per me che il Marocco dovrebbe sperare è che anche questa sera una le due squadre, insomma, arrivino ai tempi supplementari e addirittura ai calci di rigore, perché adesso ovviamente il Marocco, se questa sera avesse un'avversaria che chiude la partita prima dei tempi supplementari, insomma, avrebbe lo svantaggio di avere più minutaggio nelle Okay. gambe e quindi essere più stanco fisicamente e atleticamente. Federico, apriamo un attimo l'orizzonte verso il traguardo finale. Secondo noi, poi potremmo anche sbagliarci, per carità, però Brasile, Argentina, Francia, a meno che non si incrocino fra di loro nelle semifinali, allora il discorso può cambiare e ridursi il numero delle protagoniste. Ma secondo noi il mondiale è appannaggio di queste tre nazionali, il Brasile, l'Argentina e la Francia. Chi sta messa peggio delle tre forse è l'Argentina. Sei d'accordo con questo giudizio oppure queste tre sono diciamo delle navi ammiraglie che possono sempre riservarti la sorpresa e vincere il trofeo mondiale? No, allora guarda, sono d'accordo con te sul fatto che l'Argentina tra le tre nazionali che hai citato sia quella più in difficoltà, secondo me anche a livello di gioco, sono sincero, non mi sta entusiasmando finora, però poi quello che conta comunque è sempre passare ed andare avanti. Adesso poi l'Argentina dovrà affrontare l'Olanda nei quarti, insomma non sarà una sfida facile, però penso che ce la potrà fare a centrare la semifinale. Per quanto riguarda invece la vittoria finale del titolo, vedo favorita per prima la Francia e mi sono ricreduto riguardando le partite perché è quella che ha il gioco migliore di tutte e poi anche un grande attaccante come Mbappé e Griezmann e quindi è anche la favorita poi perché è campione del mondo in carica, ma anche il Brasile stesso ovviamente, perché il Brasile è sempre una nazionale forte, giocano molto di velocità, sono forti atleticamente, fisicamente, quindi secondo me sarà la Francia favorita per prima e poi il Brasile a venire, però insomma, Oh, quindi vediamo un po'. la finalissima potrebbe essere Brasile-Francia se non si incrociano prima nelle semifinali. Esattamente, esattamente. Poi salvo imprevisti perché comunque questo mondiale ci ha regalato veramente delle grandi sorprese che non ci saremmo mai aspettati, ovvero come stasera che il Marocco ha eliminato la Spagna. Oh, qui invece Mary Caroline Bell, che è della nostra regia e ha apparentamenti con famiglie del Marocco, dice: ma se il Marocco vincesse il titolo, beh, tutto può succedere su questa terra, no? Assolutamente, sì, potrebbe accadere, però adesso insomma prima di trarre, diciamo, certe conclusioni, però queste sono più cose che ti fanno viaggiare sulle ali dell'entusiasmo adesso, perché poi quando si vince sale il morale, insomma, è perché non crederci, però ovviamente io non credo che finirà così, ma come me penso anche molti altri Però questa spettatori. sera la popolazione residente nel Marocco e i marocchini sparsi nel mondo hanno tutto il diritto di festeggiare. Assolutamente, ed anche appunto quello di sognare, perché comunque non quando ti ricapita appunto di poter eliminare la Spagna in un mondiale dove tu parti anche poi, penso come sfavorito nel girone stesso, perché io mi ricordo che anche sul Marocco stesso, insomma, nessuno puntava sul No, passaggio del pensavano girone che dopo il fosse girone. eliminato dopo il primo girone addirittura, che Esatto, tornasse esatto. subito a casa. Quindi, praticamente per loro è come se l'avessero vinto. È vero, sì, è come se l'avessero vinto. Allora, Federico, io ti ringrazio del tuo intervento. Abbiamo coltivato e raccolto la rubrica Oggi giochiamo in casa dedicata ai mondiali questa sera. E a parte l'ampollosità dei miei termini che sono fuori tema radio, fuori ciclo radio perché sono termini medievali della radio, ma io ogni tanto a me piace tirare fuori questi termini, come tutti diciamo megahertz, ma in italiano si dovrebbe dire megacicli. Vabbè, a parte questa digressione pseudoletteraria, io ti ringrazio, ti aspetto al prossimo appuntamento dedicato ai mondiali e poi piano piano dal 4 di gennaio ricominceremo ad interessarci del campionato di calcio di Serie A, in particolare della Roma, per vedere se ci sarà questa rinascita oppure no. Federico, grazie e il più cordiale buon proseguimento di serata. Grazie a te Roberto, alla prossima. Alla prossima, ciao Federico, ciao ciao.